Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti e grazie. Ovviamente mi permetto anche di fare il benvenuto a nome del padrone di casa, di Don Pierluigi, che comunque è lì e mi autorizza e che ringrazio ovviamente per metterci sempre a disposizione questa accogliente struttura. Questa è un'altra delle serate organizzate diciamo congiuntamente dal Centro Balducci e dall'Associazione Gilberto Pressacco e che mette, come dire, basata appunto su questa idea dei volti spirituali del Friuli che Marco D'Agostini, il nostro brillante giovane regista, ha costruito con interviste a personalità significative della nostra spiritualità e del nostro mondo spirituale friulano. Si sono già articolate, come probabilmente molti di voi avranno, se non tutti, avranno già assistito ad alcune delle precedenti serate. Circa le serate hanno lo stesso tipo di tono e di svolgimento. C'è prima un documentario, anche se stavolta sarà un po' più ristretto, no? E poi stasera il personaggio, diciamo, principale della serata è Ennio Nimis e lui racconterà, insomma, come interpreta lui la spiritualità e ci insegnerà come lui intende spiritualità, cosa intende per pregare, cosa intende per il rapporto, ecco, un po' mistico e quant'altro, insomma, ci spiegherà lui. Quindi svolgimento come al solito e pensiamo un altro piccolo gioiello di questa nostra riflessione sulla spiritualità in Friuli. E vedremo, poi abbiamo in programma anche altre iniziative e vediamo se e come organizzeremo, probabilmente, speriamo di riuscirci, anche un'altra serata con Don Nicola Borgo o comunque, insomma, il progetto in ogni modo proseguirà in qualche modo. E quindi buona serata a tutti e buona spiritualità. Grazie di essere qua. Buonasera a tutti e grazie per essere venuti. Sono molto contento della serata, anche di questa serata, come delle altre che abbiamo fatto, perché tutte queste serate che stiamo facendo, che si stanno un po' inanellando in questo, in questa sala, in questa bellissima sala, hanno un'anima forte e ognuna ha una sua precisa identità che ho scoperto facendo i documentari che qualcuno di voi magari ha visto e ho scoperto anche conoscendo le persone. Voglio ringraziare per questo, come sempre, Pierluigi Di Piazza per la disponibilità della sala e Flavio Pressacco per avermi dato l'opportunità di fare questo lavoro insieme a tutta l'associazione Don Gilberto Pressacco, ovviamente. E la serata di stasera è una serata, secondo me, importante, particolare, perché rispetto al modulo stabilito le altre volte, con un documentario che era le altre volte di mezz'ora, questa volta si ridurrà a 10 minuti. Perché insieme a Nimis, a Ennio Nimis, abbiamo parlato, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante dare profondità anche alla pratica del yoga, pranayama, e kriya yoga in particolare, e quindi quello che ci sarà, oltre al breve video di circa 10 minuti che vedrete all'inizio, sarà proprio una sua lezione, possiamo dire, una spiegazione di che cosa vuol dire praticare, con particolare riferimento alla preghiera del cuore. E quindi non voglio dilungarmi troppo, vediamo il breve video e poi appunto l'incontro con Ennio Nimis. Volevo solo rivolgere senza retorica un breve pensiero da qui, perché mi sembra anche il luogo più adatto e perché ne abbiamo parlato anche con Pierluigi un attimo fa, a quello che sta accadendo in Nepal, e visto che abbiamo anche avuto un incontro importante con Plinio Benedetti, con la comunità di Polava,
e al di là di qualunque tipo di riferimento e aspetto religioso o spirituale, credo che una tragedia di quel tipo sia in qualche modo da ricordare. Quindi il mio pensiero in questo momento va a loro. Detto questo, vi auguro buona serata. Grazie. Penso che la prima tappa sia stata la decisione seria presa già quando ero adolescente di scegliere nella vita una professione, un lavoro tale che non mi avrebbe mai portato via lo spazio per cercare quella cosa che allora io non sapevo definire, la chiamavo il sublime, la bellezza, la poesia, e questa decisione l'ho mantenuta. Questa è la prima tappa, anche se le mie idee erano un po' vaghe, però sapevo che non avrei mai perso questo interesse. Ma la decisione di incominciare avvenne anni dopo, quando decisi di impormi una disciplina. Vedevo che tante persone, le persone che avevano il carattere più forte, anche più calmo, avevano una disciplina. C'era chi faceva arti marziali, chi si dedicava alla musica, tutti avevano qualcosa. E io scelsi di dedicarmi a una disciplina che si chiama pranayama, cioè l'arte del respiro, l'arte del controllare il respiro. E la scelsi per istinto, ma anche perché qualcuno mi aveva detto: il pranayama è qualcosa che ti cambia dentro. Come ti cambia? Ho voluto provare. Iniziai il pranayama, lo praticai seriamente per 12 anni e solamente dopo avvenne la cosa decisiva, che è quella esperienza che non è riconosciuta dalla scienza, sembra una cosa impossibile, ed è l'assenza di respiro. Quella è la cosa fondamentale. Assenza di respiro non vuol dire riuscire a trattenere il respiro a lungo, no, vuol dire praticare la pratica a cui sei abituato, col respiro, con la concentrazione, la calma, tutto, e alla fine succede che a un certo punto tu senti il tuo corpo come sostenuto internamente da una luce, da un'energia, come se il corpo respirasse per conto suo, come se le cellule respirassero. E tu senti la cassa toracica immobile, tu senti che non respiri e puoi stare in quello stato lì 20 minuti, 30 minuti, perché quando entri in quello stato la tua mente è calma, completamente calma,
c'è la coscienza, ma non c'è il pensiero. Ed è una coscienza ampia. E in quel momento lì è come essere nati a una nuova vita. E quella cosa puoi provarla ogni giorno. Mi sembrava, forse le prime volte sono, di essere come un equilibrista che cammina al di sopra delle leggi fisiche. Quindi che se ne sta al di sopra, è andato un po' oltre, fa qualcosa che non è possibile. Un'altra cosa che invece è più seria, mi sembrava di diventare una sola cosa con il paesaggio che stava davanti a me, una sola cosa con ciò che mi circondava. Il senso della vita, secondo me, è quello di crescere in consapevolezza, diventare sempre più consapevoli di chi siamo, di ciò che ci circonda, e quindi in questa consapevolezza che si espande includere anche l'esperienza di ciò che sta oltre la mente, quindi l'esperienza spirituale. Per me il senso della vita quindi è crescere in questo senso, e se vogliamo dirla in modo un po' più chiaro, arrivare a percepire la realtà spirituale, ma poi trascinarla in questa esistenza, in modo che si unifichi con questa esistenza. Questo è più interessante, unire le due cose, non dividere la vita nel momento in cui sono nello spirito e nel momento in cui sono nella materia, ma unificare le due cose. Per me è stato stupefacente incontrare le opere di San Giovanni della Croce e di Teresa di Avila. Questo studio ti aiuta molto. È come se tu sai che lì i loro libri sono come degli scrigni che contengono un tesoro grandioso. Sono lì, perché non andarli ad aprire? C'è tanta bellezza che entra nella tua vita quando leggi queste cose. Però quello che mi ha entusiasmato è stato che studiando le varie religioni, anzi, mi correggo, studiando i movimenti mistici che sono sorti attorno alle grandi religioni, dove c'è più libertà, dove non c'è il rito, dove c'è una creatività, e lì ho trovato qualcosa che accomuna i vari percorsi mistici. Per esempio, quello che nella Chiesa greco-ortodossa, nell'esicasmo, si chiama preghiera del cuore, o anche viene anche detto la preghiera di Gesù, esiste presso i sufi, che sono i mistici dell'Islam, e si chiama zikr, ed è quella pratica in cui loro muovono la testa e la abbassano sul petto per provocare uno stimolo alla zona dorsale, al chakra del cuore. Ho visto che si tratta di tecniche molto simili. Allora dico, se c'è qualcosa di simile, vuol dire che quel qualcosa ha un valore. E per questo io ho studiato quella parte lì. E se io incontro qualche persona che mi chiede, per me, che mi chiede qualcosa su quello che faccio, eccetera, per me è importante essere onesto, dire quello che ho provato e soprattutto trattenermi dall'istinto di fare pubblicità. Non dire fai anche tu quello che ho fatto io, dire io ho fatto questo, ho provato così, con onestà, andare in profondità, dire le cose come sono. Thank you.
Ennio Nimis. Grazie. Grazie. Io adesso vi lascerò a lui, lo ringrazio molto. Devo dire che è stato molto difficile fargli accettare l'idea di fare un documentario, no? Solo su di lui. Però mi ha permesso di fare almeno 10 minuti. Mi aveva detto 5, io ho un po' barato e gli ho detto che avrei fatto 5 minuti, in realtà ne ho fatti un po' di più. Però lui non l'ha visto, è rimasto fuori, quindi non sa niente di quello che abbiamo mostrato. Mi siedo anch'io qua. Ma guarda, puoi sederti lì tranquillamente. Io l'avevo preso per appoggiare qua. Che... Vuoi metterlo in tasca? Mi sta qua, sì. Se no io me ne vado e tu lo... No, stai qua tranquillo. Vediamo di regolare il volume. Si sente troppo forte? No? Può andare? Allora... Il mio intervento potrebbe intitolarsi Introduzione alla pratica della preghiera del cuore. Come mai mi permetto di parlare di un argomento così sottile, profondo, esoterico? Perché la mia vita è stata in pratica dedicata alla pratica del Kriya Yoga, però andando in profondità in questa pratica, andando a cercare le tecniche più autentiche del Kriya Yoga, mi sono accorto a un certo punto che quello che facevo assomigliava molto sia al dhikr o zikr dei sufi, ma anche alla pratica della preghiera del cuore, come essa è concepita dai monaci di Monte Athos. E ho incontrato anche il famoso libro che vi consiglio assolutamente di procurarlo, I racconti di un pellegrino russo. Non chiedetemi l'autore perché è un anonimo. Penso che in Italia trovate circa 4 case editrici che lo pubblicano. Una è senz'altro una volta era la Rusconi, adesso la Bompiani ha preso quella traduzione, poi ce ne sono altre 3. Volevo dirvi una piccola cosa, la chiacchierata che adesso faccio, la lezione, la spiegazione, voi la trovate anche su questi appunti che sono già messi sul mio sito. Se voi prendete il mio nome e cognome Google, trovate il mio sito, andate nella parte italiana e trovate anche già quello che vi sto dicendo. Quindi non abbiate la tensione di scrivere tutto, perché... Quello che vi dico lo trovate anche. E poi potete anche chiedermelo se lo volete scrivendomi un'email. Oppure potete chiederlo a lui. Insomma, ci sono tanti mezzi. Vediamo se possiamo dunque presentare questa preghiera del cuore in maniera comprensibile a tutti. Partiamo dal concetto di preghiera devozionale. Cioè, non ci occupiamo della preghiera in cui una persona chiede delle grazie, uno non chiede nulla. Preghiera devozionale è la preghiera in cui una persona si apre di fronte alla sua concezione del divino e cerca di arrendersi a questa realtà che trascende la mente, trascende la comprensione. La preghiera devozionale è anche detta orazione interiore, oppure preghiera contemplativa. E nel campo del cattolicesimo abbiamo delle testimonianze importantissime. Pensate a San Giovanni della Croce e Teresa di Avila. Ma io ho trovato anche frasi interessanti anche in altre religioni. Ma comunque nella religione cattolica mi ha colpito quello che diceva Padre Pio da Pietrelcina. Diceva, noi cerchiamo Dio nei libri, ma è nella preghiera che lo troviamo. La preghiera è la chiave che ci apre le porte del cuore di Dio. Così diceva lui.
Ho portato con me questi appunti perché ogni tanto farò qualche citazione, voglio essere proprio preciso. Io dico questo, la mia opinione, cioè concepire un sentiero spirituale, mistico, senza la preghiera per me è impossibile. La preghiera, secondo me, occupa un posto centrale nel sentiero spirituale. Ma attenzione, quando dico preghiera, dico una preghiera che una persona sceglie, non imposta da qualcun altro. Ci sono le preghiere tradizionali, va bene, ma per ripetere durante la giornata, durante il lavoro, per ripetere la preghiera, serve un qualcosa che noi scegliamo, che ci entusiasma, che ci ispira, che ci riscalda proprio. Per farvi un esempio, dirò questo. Una suora di clausura, intervistata, chiaramente le hanno fatto le solite domande, come mai voi suore siete qui, chi usa, perché, vale la pena, non vale? Oltre a queste domande che ci fanno sempre, venne chiesto a questa suora, ma lei che preghiera ha adottato, che preghiera usa, utilizza? E lei ha detto, alla mattina, a mezzodì, all'ora di compieta, di notte facciamo le preghiere canoniche, quelle che ci hanno suggerito. Ma durante il giorno io ho scelto la mia preghiera. E quale preghiera? Pensate un po', in Oriente di solito c'è tanta segretezza, fino alla nausea. Ah, non posso dire, non sono autorizzato, perché così, perché colà. E lei col cuore spontaneo ha detto, il tuo volto cerco, o Signore. Un'emozione enorme. Il tuo volto cerco, o Signore. Cosa vuol dire? Vuol dire che lei ha trovato in questa frase che è tolta dai Salmi un'ispirazione enorme e la ripete per mesi, per anni, tutto il giorno, sempre, fino a che diventa automatica. Questa è la preghiera devozionale. Allora, lei ha scelto la sua preghiera e chi di voi vorrà fare qualche passo nel sentiero che adesso sto illustrando, il sentiero che porta alla preghiera del cuore, dovrebbe scegliere la sua preghiera. Se posso darvi un consiglio, fate che sia non lunga, che sia corta, può essere benissimo l'inizio di una preghiera che voi amate. Per esempio, Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, punto. Oppure, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Se volete, la completate anche. Io qui tra poco vi farò un esempio di come la preghiera può essere fusa al respiro, vi spiegherò perché. Che preghiera ho scelto? Come esempio, non per proporvela, solo come esempio. Una preghiera che io trovo molto particolare e che può toccare il cuore di molte persone, il Requiem. Vi sembra strano? Pensate un po' ai grandi musicisti che hanno messo il cuore nel comporre il Requiem, pensate al Requiem di Mozart, Verdi, Berlioz, Dvorak e tanti altri. Provate a sentire queste composizioni e lì vedete proprio la poesia pura. Provate a pensare alle parole del Requiem. Requiem aeternam, dona eis domine. Requiem, la tranquillità, la pace. Et lux perpetua, è la luce eterna che dona eis, risplenda ad essi, eccetera, eccetera. Il Requiem è qualcosa di meraviglioso. Non credo ci sia persona qui che non abbia un defunto a cui dedicare questo. Ma la scoperta che io vorrei voi faceste è questa qua. Se voi pregate, dite queste parole pensando a qualcuno, poi questa pace e questa luce viene a voi. Qua forse non siete d'accordo, ma io credo che lo scopo della preghiera devozionale sia quello di creare un silenzio totale nella nostra mente, mentre il cuore si apre. Cioè, la preghiera serve a noi. Io ho visto che anche delle anime consacrate mi è sembrato che non comprendessero il valore
della preghiera ripetitiva, della preghiera devozionale, della preghiera che tende a diventare continua, che viene ripetuta su un rosario. Io ne ho portato uno di quelli che mi sono più vicini, viene questo dall'India, ma va bene il rosario anche che voi avete. Per qualcuno, e sto parlando di anime consacrate, quindi di sacerdoti che ho sentito, il fatto di ripetere una preghiera sempre quella, loro non lo amano, gli sembra una contraddizione col concetto del divino. Pensano che come se il divino avesse bisogno di tante preghiere, di tante ripetizioni. Ma perché? Signori miei, ne abbiamo noi bisogno. La nostra mente, quando si siede per pregare, o anche quando camminate cercando di pregare, è piena, piena di pensieri. È come un formicaio, e anche quando riuscite a calmare un po' la vostra mente, c'è sempre come un rumore di fondo. Non è così? E ripetere una preghiera bella, dolce, che ti infiamma il cuore, che ti colma di entusiasmo, che cosa può provocare? Può provocare che la mente si calma ed entri in quello stato che possiamo chiamare silenzio mentale. A proposito del silenzio mentale, pensate, Mer, la compagna di Sri Aurobindo, disse così: scese su di me, mi circondò e rimase. Pensate, quando lei incontrò Sri Aurobindo, sentì una calma, un silenzio così grande che disse: scese su di me, mi circondò e rimase. Questa è Mer, sono parole di Mer. Beh, è quello che può capitare e che capita a chi sceglie la strada della preghiera devozionale. Capita proprio questo. Quel silenzio non è il vuoto, non è la mancanza di tutto, non è la notte, non è il vuoto, non è un grigiore. No, è qualcosa di talmente dolce che non c'è nulla nella vita che possa uguagliarlo. La preghiera devozionale quindi porta a questo. Questo è il mio pensiero. Se avete un altro pensiero, io mi scuso, ma questo è il mio pensiero. E io non posso vivere senza portare avanti questa convinzione profonda. E se devo parlare della preghiera, devo dire questo. Il silenzio nella mente non è il grigiore, non è il vuoto, è qualcosa di meraviglioso. E provate a pensare se una persona cerca di fare le pratiche religiose ma non riesce mai a entrare in questo stato. Cosa diventano per quella persona gli adempimenti religiosi, le cerimonie, le cose? Diventano qualcosa... lo capite che cosa diventa? Diventa una faticaccia, diventa un qualcosa che si fa per abitudine, che non ha più senso. Quindi il mio primo concetto qui è invitare a trovare una preghiera. Tra poco cercheremo di fonderla col respiro e per questo vi dico che non sia troppo lunga. Per esempio, Requiem Aeterna Donais Domine e Lux Perpetua Lucia Teis, punto, perché qua mi basta, non serve aggiungere altro. Ma comunque facendo degli esempi dopo comincerete a capire quanto lunga deve essere la preghiera, quanto è opportuno, ecco. Questa preghiera, secondo me, secondo la mia interpretazione, dovrebbe avere un tono forte, ma nello stesso tempo dolce. Tono forte significa che è incompatibile con l'avvilimento, con la rassegnazione, ma deve riuscire a evocare quello stato di pura felicità che è il divino. Che con le parole della preghiera voi state attraendo a voi, voi state visualizzando. Io penso che la preghiera che dovreste scegliere è quando voi direte le parole dovrà darvi un senso di gioia. Molti credono che il percorso spirituale voglia dire salire in alto, andare in alto, beh,
vedremo cosa vuol dire. In realtà il lavoro principale quindi è di creare questa calma nella mente e adottando l'abitudine della preghiera devozionale si può arrivare veramente a uno stato meraviglioso. Nel libro I racconti di un pellegrino russo c'è una frase stupenda che descrive che cosa produce in noi la preghiera. E dice così, dunque la premessa è che un giorno, anzitutto due parole sul pellegrino, anzitutto, dunque anonimo, vuol dire che non sappiamo se è un lavoro di fantasia, se è un romanzo o no, ma comunque il concetto è questo. Una persona devota sente durante una messa l'affermazione di San Paolo che dice pregate incessantemente. E lui si chiede come faccio a pregare incessantemente? Allora si mette a cercare il suo maestro, un maestro, lo trova e questo a poco lo guida attraverso dei passaggi, non tutto in un colpo, attraverso dei passaggi graduali a realizzare la preghiera continua, cioè la preghiera che va avanti quasi da sola. E lui infatti scoprirà che in ogni momento della giornata la preghiera è sulle sue labbra, scoprirà che al mattino quando si sveglia sarà la preghiera a svegliarlo. E dice, simile a colui che vicino al focolare si gode la bellezza dell'inverno ventoso, freddo che circonda il nido della sua casa, colui che pratica la preghiera del cuore contempla sia il triste sia il gioioso spettacolo della vita, avendo trovato nel centro del cuore l'infinità dei cieli. Avendo trovato nel centro del cuore l'infinità dei cieli. Tale preghiera è davvero una gemma meravigliosa, il cui splendore riscalda la propria vita. La sua magia si diffonde in ogni sfaccettatura della propria esistenza. È come camminare fuori da una stanza scura, nell'aria fresca, nella luce del sole. Allora, nel Pellegrino Russo, in questo libro, la preghiera che loro praticano è la preghiera di Gesù, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Non vi piace? Perché c'è il peccatore, toglietelo. Non vi piace per niente? Trovatene un'altra. Volete provare a dirla nella lingua originale? Kyrie, Gesù, Cristo, non so dirvela. Su YouTube trovate la pronuncia originale, fate quello che volete, ma cercate la vostra preghiera. Nel libro Il Pellegrino Russo trovate spesso citata la Filocalia, quindi un'altra opera. Io l'ho presa, ma poi l'ho messa da parte. Sono due volumoni molto grossi, raccoglie sia gli scritti dei padri del deserto a riguardo non solo della preghiera, ma la concezione della vita spirituale. E parte quindi dal tempo dei padri del deserto su fino al XV secolo. C'è qualcuno che appena vede una citazione, una nota della Filocalia, va subito a comprarla. Compratela, acquistatela se la volete, ma non è necessario. Noi quindi parleremo della preghiera devozionale che diventa preghiera del cuore. Che poi la preghiera del cuore possa portarvi alla preghiera continua è un'altra questione. Quindi non vi chiederò di dire la preghiera tutto il giorno, vi chiederò delle cose semplici che si possono fare realmente, che non vi portano via più di mezz'ora al giorno. Prima quindi di darvi questo insegnamento, volevo dirvi qualche curiosità. Per esempio, sembra strano, ma la prima esposizione della preghiera del cuore, come proprio vissuta nell'esicasmo, che sarebbe il movimento spirituale che seguono i monaci di Monte Athos, la prima citazione è arrivata al mondo, diciamo, occidentale nel libro Franni e Zoe di
Salinger, che è pubblicato nel 61. Questo Salinger, molti sanno chi è l'autore di Il giovane Holden, quindi un libro della Beat Generation molto famoso. E lui, in un libro così tranquillo, come Franny e Zoe, di difficile pronuncia, dice così: se continuate a ripetere quella preghiera tante e tante volte, dovete solo farlo prima con le labbra, poi alla fine la preghiera diventa autoattiva. Qualcosa avviene dopo, non so che cosa, ma qualcosa avviene. Le parole si sincronizzano con i battiti del cuore della persona e quindi stai veramente pregando incessantemente. Perché la preghiera del cuore, non l'ho detto, non è la preghiera che semplicemente la diciamo con devozione, no, la diciamo col cuore, no. La preghiera del cuore è tutto questo, ma è qualcosa di più, è qualcosa di grandioso. E poi verso la fine, dopo avervi spiegato con precisione come arrivare a questo stadio, cercherò anche di spiegarvi perché funziona, perché è così importante. La preghiera del cuore è la preghiera ritmata sul pulsare del cuore. E questo ha degli effetti incredibili. Ma per arrivare a questo stadio è bene prepararsi con almeno tre passi che la precedono. E se riuscirete a fare almeno i primi tre, il risultato è fantastico. Vediamo se prima di passare allora alla pratica, ho dimenticato qualche cosa. Sì, un piccolo aneddoto. Allora, uno dei sacerdoti più ridicolizzati in Italia è Padre Livio, il direttore di Radio Maria. Proprio preso in giro, eh? Cruciani, nella trasmissione La Zanzara, lo ha definito una brutta persona. A me è venuto da ridere. Padre Livio, magari a tanti non piace, ma è perché è una persona che segue alla lettera il catechismo della Chiesa Cattolica. Però, oltre a questo, ha fatto delle lezioni, delle conferenze sulla preghiera, sulla conversione. Cosa vuol dire conversione? Vuol dire quel momento della vita in cui tu decidi di dedicare uno spazio della tua vita al sentiero spirituale. Che sono queste lezioni che lui ha fatto? Di una bellezza incredibile, veramente. Ebbene, lui, pur tenendo conto che il libro I racconti di un pellegrino russo appartiene più alla tradizione della Chiesa greco-ortodossa o all'ortodossia, diciamo in generale, che non alla nostra tradizione cattolica, lo ha fatto leggere da, penso sia una suora o una brava lettrice, integralmente, più volte lo ha trasmesso, a ore un po' tarde. E una sera, cercando di rispondere a una domanda che era la seguente: come si fa a portare la preghiera anche nel sonno, anche quando dormiamo? E lui ha dato la definizione precisa, ma con una calma, con una tranquillità, ha rivelato quello che è ritenuto un segreto, che se vai su Monte Athos, dove ci sono i monaci, a parte arrivarci, ma poi non è detto che ti spieghino queste cose. E lui, questa persona buona, umile, che Padre Livio, ha detto: cercate di sentire il pulsare del cuore e ripetete le sillabe della preghiera sul pulsare del cuore. Quindi io l'ho sentito da lui questa definizione, non da altri. E pensavo alle parole di Cruciani, no? Una brutta persona. Bene, detto questo, allora, ho visto che non ho dimenticato nulla, io passerei alla spiegazione pratica. Se avete qualche domanda che vi brucia dentro, che non riuscite a... che volete sapere qualcosa, potete anche chiedermelo subito. Dopo c'è lo spazio per le domande, dopo, che sono importantissime e risponderemo a chiunque e a qualunque tipo di domanda. Se c'è qualcosa, vedo delle mani alzate, sì o no? No. Qualcosa che volete sapere subito, che se no non riuscite neanche a stare attenti. Prego.
Sì, la mia curiosità è, io come lei, penso come tutti, siamo nati in un mondo dove è da una latitudine dove viene insegnata una certa religione. Sì. La mia domanda è questa. Lei è ancora un fedele? Ha fede ancora in quella religione? Ok. Quando io avevo 13-14 anni ho sentito che c'erano delle cose, delle contraddizioni nella religione cattolica, e quindi parliamo proprio con precisione, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, un librone per qua. Se io lo considero, lo leggo tutto, trovo delle contraddizioni. Non mi andava, cosa ho fatto, come fanno i giovani? Ho messo da parte tutto. E mi sono rivolto all'Oriente, dove ho imparato la meditazione, a calmare la mente. Però, dopo anni di questa pratica orientale, ho trovato dei libri, come le opere di Giovanni della Croce, Teresa di Avila, anche altre, di grandissima ispirazione, e ho trovato un cuore, qualcosa di vero, di profondo nella religione cattolica e anche nella religione ortodossa. E fin lì va tutto bene. Ma poi, approfondendo ancora, mi sono reso conto, e tra poco lo vedremo, come la pratica del Kriya Yoga, che io ho sempre fatto e che faccio ancora, assomigli in modo talmente forte a quanto si legge nelle opere degli esicasti, nel Pellegrino Russo, che ho detto qua, è una cosa universale, e mi è piaciuto molto l'idea dell'universale. E allora ho cominciato, anche mi ha aiutato la pratica, a andare oltre i nomi, oltre le parole, e capire una cosa importante. Per quanto la mia mente o i miei studi possano tenermi occupato, io non posso, non arrivo a comprendere il divino, a comprendere ciò che c'è nell'aldilà, a avere con certezza, però so che c'è, quindi la fede c'è, diciamo. Io, se uno mi chiede cosa pensi che sia il divino, perché dico il divino, perché anche dire Dio, dico il divino, cosa pensi che sia? Ma io non lo vedo come una persona come noi, non è come un boss che decide, no. È l'intelligenza che tiene su tutto l'universo. Ecco, mi limito a dire questo, però chiudo lì il discorso. Perché so che la mia mente non può arrivare. So che una vita dedicata solo allo studio è come, quasi come essere una vita sprecata. Cerco di incontrare il divino. E qua io non dico parole retoriche, no, cerco di incontrarlo nella pratica che faccio della meditazione. Quando da qua scoppia una gioia incredibile che mi fa uscire le lacrime di smarrimento, e lì quello è per me l'incontro col divino. E quindi la fede l'ho ritrovata, il rispetto per la Chiesa Cattolica assoluto. Basta che io pensi a Santa Teresa di Avila, Giovanni della Croce, Padre Pio e tanti altri. E cerco di muovermi in un terreno di universalità. E quindi, ed è per questo che mi permetto, anche avendola provata e sperimentata, di parlare qui in pubblico della preghiera del cuore, altrimenti non avrei coraggio. Perché la preghiera del cuore porta verso una devozione che è pulita, pulita da tutte le chiacchiere, da tutto quel mare, quell'oceano di parole in cui talvolta ci si perde. Se posso portare sempre qualche esempietto che mi viene su adesso in mente, del mio paese, io abito a Nimis, c'è un gruppo di preghiera che loro si trovano, penso, una volta al mese, ed è diretto da Don Rizzieri, che è un sacerdote che ha capito il valore del silenzio, del guidare le persone nel silenzio. E c'è un gruppetto di persone molto contente di questo fatto, di trovare il silenzio, di andare oltre le parole, però qualche volta capita che Don Rizzieri si ammali e viene un sostituto. Allora una persona mi ha detto, pensa, è arrivato un sostituto, ha parlato un'ora, alla fine è uscito da questa meditazione che aveva il sudore. Non abbiamo capito niente, solo che non siamo riusciti a meditare,
niente. Parole, 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 parole. Ecco, io sono uscito dalle parole, non ne posso più delle parole vuote. Eppure esprimendomi malino, perché non ho tanta capacità di trovare la frase giusta, ma comunque cerco di non essere retorico. Quindi ribadisco questo fatto. La fede c'è, il rispetto c'è, e dopo la mia mente si ferma e dice devo praticare, devo calmarmi, calmarmi, e qualcosa succede, e qualcosa succede. Va bene? Ok. E dopo comunque ci sono anche altre domande. Adesso proviamo a dire in pratica come si fa ad avvicinarsi alla preghiera del cuore. Allora, supponiamo che abbiate la grande fortuna di trovare la vostra preghiera, quella che vi riscalda il cuore, di avere anche tempo, o di riuscire a trovare il tempo, o nella vostra stanza, camminando su e giù, o fare una passeggiata. E il mio primo consiglio è di provare, per la lunghezza di un rosario, a dire la preghiera con la voce, o sussurrarla, cioè non mentalmente, almeno per un rosario. Questo qua, diciamo, equivale a due rosari di quelli che voi conoscete, quelli che vanno bene per l'Ave Maria. Questo qua c'ha 108 grani, quindi questa lunghezza ho visto che è perfetta. Quindi si tratta di cominciare camminando, perché stando fermi un po' la mente diventa troppo forte. Camminare un po', guardarvi anche in giro, si comincia. Facciamo finta che la preghiera sia Requiem Aeterna, Dona, ma credo che non vi piace tanto. Cambiamola. Il tuo volto cerco, Signore, il tuo volto cerco, Signore. E camminate, camminate, dai. Ecco, diciamo allora, in pratica cosa succede? Se voi la fate, cosa succede? Succede che se siete nella vostra stanza, mentre camminate su e giù, voi cominciate a mettere in ordine tutto quello che sta attorno. Vi assicuro che è così. Perché? Beh, non ho le prove, ma io credo che già la ripetizione di questa preghiera cominci a mettere in ordine un po' la mente. E questo si trasforma nel mettere a posto quello che vi circonda. Ho provato persino in campagna, quando camminate, vi viene voglia di quello stecco caduto dall'albero, di metterlo a posto. Sembra incredibile, no? Ma è così. Ed è una bella cosa, cioè la vostra pratica comincia molto bene. Però arrivati qua, circa, scherzo, arrivati a un certo punto, incontrate il mostro. Il mostro cos'è? Non è una distrazione, no, no. Il mostro è il dubbio. Ma che sto facendo? Sto ripetendo? Ma mi serve questa cosa? Non è che per caso ci sono dei modi più nobili di seguire la via spirituale? Sto ripetendo come un pappagallo, quella è sempre quella. Ma serve realmente? Questo è un dubbio che per qualcuno è fatale. Cioè non ne viene fuori. Se avete quel dubbio lì, mi dispiace, non so. Io vi dico, usate tutta la forza che avete dentro per andare oltre questo. E sappiate che la ripetizione della vostra preghiera scende, attraversa i vari strati della mente e vi fa arrivare in un territorio oltre la mente, come è nel brano che vi ho letto del Pellegrino Russo. Quindi passate quel mostro. Poi qui capita un'altra cosa, che se siete in casa vostra, dring, viene una persona a trovarvi. Vedete cosa dovete fare? Mettere via tutto? No, negatevi. Citofonate, non sono in casa, come ha fatto un mio parente. Non sono in casa. Ma se vi capita in campagna, che posso dirvi? Vi dico solo questo, non innervositevi, perché è fatale. Siete sinceri, onesti, tranquilli, dite due parole, poi devo andare perché sto facendo un allenamento, ecco. E quindi, ma vengo anch'io. Per l'amor, no, assolutamente, e perché? Perché è di sì. Basta e andate. Ma non innervositevi. Continuate fino a completare una catenina. E dopo?
mettete via. E cosa succede? Vi accorgete che la vostra mente continua a ripeterla. Continua a ripeterla. Con la bocca chiusa, la mente continua a ripetere quella preghiera, dolcemente. Tornate a casa e, se potete, fate almeno un pochettino di quello che è il secondo gradino che vado a spiegarvi adesso. Ma prima di passare al secondo gradino, devo vedere se ho dimenticato qualcosa sul primo. Sì, ho dimenticato una cosa importante. Mentre camminate, ripetendo la preghiera con la voce, cercate anche di sentire un qualcosa che vi circonda, come un'armonia, come una pace. La sentite nel petto, la sentite nella testa, forse nella testa è l'ultimo punto dove la sentite, nel corpo intero la sentite, un'armonia, un qualcosa di solido attorno a voi. Ricordate le parole che ho detto prima, scese su di me, mi circondò e rimase. Non vi chiedo di visualizzare un guscio che vi protegge, niente, queste sono cose new age, via, via, queste cose, niente visualizzazioni. Sentire, sentire quello che è reale. Allora, arrivati a casa, c'è una cosa meravigliosa che potete fare, che coloro che sono in questa sala, che conoscono il Kriya Yoga, diranno: ah, ma questo è il Kriya Yoga, non va detto in pubblico. No, signori, questo è ciò che è scritto nei racconti del pellegrino russo, la preghiera che si fonde col respiro, nel pellegrino russo, non nel Kriya Yoga. Io non ho preso nessun segreto dal Kriya Yoga e ve lo dico qua. No, signori, lasciamo stare quello che io pratico, questo è quello che trovate nel libro. Come si fa a fondere la preghiera col respiro? Almeno per poco. Io vi dico questo, se riuscite a fare quando arrivate a casa o quando vi sedete 5 minuti di quello che adesso vi dico, è una cosa meravigliosa. Voi sentite proprio una pace ancora più solida di quello che avete sentito fino a questo punto. Allora, voi vi sedete, spina dorsale diritta, fate dei respiri profondi attraverso le narici, producendo un leggero rumore nella gola. Anche qui, ripeto, questo è scritto nei racconti del pellegrino russo, è scritto, respira in modo di far fatica. Basta un leggero rumore nella gola, non importa come. Allungate il respiro e quando vi sentite pronti, pensate metà della preghiera inspirando e metà della preghiera espirando. E se la preghiera è corta, ripetete tutta la preghiera inspirando e tutta la ripetete espirando. Scegliendo per esempio Requiem, Requiem eterna dona is domi, et lux perpetua luce a teis. Eterna dona is domine, inspirando con la bocca chiusa, et lux perpetua luce a teis, eccetera. E beh, qua è impossibile che non sentiate una profondissima calma. Un qualcosa, una sensazione di conforto, di vi trovate a vostro agio, trovate una pace incredibile. Nel tempo provate a vedere se riuscite ad allungare questo momento da pochi respiri, andate avanti anche per 10-20 minuti e può essere utile contare anche le ripetizioni proprio per imporsi, ma se vi dà fastidio non importa. Io le ripetizioni dico adesso voglio fare almeno 12 respiri profondi, li conto così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. È un trucco. Perché? Perché si contano? Perché se no hai la tendenza a farne di meno. Tutto qua. Allora, questo secondo punto, non posso liquidarlo così, bisogna dire qualcosa di più.
vedete, quando io ho detto la preghiera, ho ispirato. Io ho fatto questo movimento con la mano e poi ho espirato. Perché? Perché senza che nessuno ve lo dica, viene spontaneo sentire qualcosa che sale e qualcosa che scende. Qualcosa che sale quando inspirate, qualcosa che scende quando espirate. Va bene? Quindi, allora, questa pratica, questa fusione tra il respiro e la preghiera avviene mentalmente, cioè voi pensate, la vostra bocca è chiusa, respirate attraverso le narici, state diritti, che è molto utile, e soprattutto godetevi una grande pace. Questo è il secondo punto, ci stiamo avvicinando alla preghiera del cuore. Non vorrei che questo secondo punto fosse difficile da capire, perché allora non capireste neanche il terzo. Non so se è chiaro. È un respiro profondo, siete abituati a fare un respiro profondo. Non che sia lungo da provare disagio, ma solo la bocca chiusa, sì, un bel respiro e una bella espirazione. E allora qui capite che la scelta della preghiera deve essere opportuna. Sarebbe bello ogni preghiera completa, un respiro completo. Quindi pensate, quando cercate di scegliere la vostra preghiera, per esempio, Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Ecco, provate. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio. Ma dico preghiere che conoscete, ma se qualcuno di voi è già con una mente proiettata nell'Oriente e conosce benissimo i mantra classici che loro usano, Om Namah Shivaya, Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram Om, o quello che volete, usate quello che vi fa piacere, quello che vi dice qualcosa. E così, parlando così con voi, siamo arrivati al terzo punto. Che ogni volta che penso a quello che ha prodotto nelle persone che l'hanno praticato, che è una cosa meravigliosa. Adesso ve lo spiego. A proposito di questo terzo punto, cioè quello che proprio ti porta a trovare il luogo del cuore, ci sono nella Filocalia e anche nel libro I racconti di un pellegrino russo, ci sono varie possibilità. C'è la possibilità di inspirare sentendo la preghiera che scende nel cuore, poi la tenete lì. È un po' complicato, il trattenimento può essere sgradevole. C'è poi una pratica che è quella di piegare il mento, appoggiare il mento sul petto e pensare all'ombelico e lì ripetere la preghiera fino a che trovi la strada del cuore. Anche quello è difficile. Questa è una pratica che la troviamo descritta, ma è la pratica che attrasse agli esicasti tante, tante critiche. Sì, sono quelli che meditano sull'ombelico. Ma c'è stata una disputa, una guerra tra l'ortodossia e il cattolicesimo. Insomma, ci andate a leggere tutta la storia per poter affermare questo loro modo di pregare. Gli esicasti dove passarono dei brutti momenti. Ma in un altro testo io ho trovato una pratica che si collega perfettamente con la precedente, che va a completarla, che è semplice. Proviamo, vediamo se è semplice. E per avvicinarsi al luogo del cuore, noi utilizzeremo il respiro, che è un respiro però questa volta un po' più breve, più soave. Io non so come chiamare questa pratica, potrei chiamarla preghiera a forma di croce, dove però la croce è casuale, cioè non è questa la preghiera apposta per i cristiani, è una preghiera, è un modo di pregare universale e viene fuori una croce. Proviamo a spiegarla, vediamo un po'.
Voi, quando io dico trovare il luogo del cuore, io mi riferisco a quello che noi chiamiamo quarto chakra. Sapete che cos'è? È un punto nella spina dorsale dove ci dovrebbero essere da lì escono i nervi che vanno a controllare il cuore. Come si fa a localizzarlo? Come si fa a sentirlo? Considerate le scapole e provate ad avvicinarle, contraete un po' e sentite in mezzo qualcosa, provate a rilassarvi, contraete di nuovo e voi sentite in mezzo qualcosa. Lì è la sede dove si chiama il luogo del cuore. E come facciamo adesso a praticare la nostra preghiera? Guardate cosa facciamo. Vediamo un po' allora se riusciamo a... Vieni su, vieni qua, girati così. Bello, questo è il luogo del cuore, chiaro? Questo. Noi ci mettiamo circa un 6 centimetri a sinistra e diciamo la preghiera inspirando che va verso un punto simmetrico sulla destra. Per esempio, cos'era? No, non racchiudo. È il tuo volto che cerco, Signore. Inspirando, ma con un respiro breve, che dura 3 secondi. Non sai quello lungo di prima. È il tuo volto che cerco, Signore. Poi espiro, ripeto la preghiera. E poi la ripeto così e così. Non più il respiro lungo come prima, un po' più corto, in modo che si formi una croce tutta simmetrica. È il tuo volto che cerco, Signore. Espiro, è il tuo volto che cerco, Signore. È il tuo volto che cerco, Signore. È il tuo volto che cerco, Signore. Questo conta uno, può bastare. E lo fate almeno 6 volte. Ora qui devo anche darvi una spiegazione, perché sennò questa cosa sembra veramente bizzarra. Qui non tento di fare una cosa scientifica, perché è impossibile, ma perlomeno so che molti di voi hanno fatto già delle letture, conoscono, sanno quando parlo di Ida Pingala, sanno che cos'è, prana, pana, insomma, ci sono nel nostro corpo delle energie e queste energie possono essere fuori equilibrio. Allora, quando noi ci muoviamo da sinistra verso destra e da destra verso sinistra, mettiamo in equilibrio la parte sinistra e la parte destra del corpo, quelle che si chiama Ida, la parte quindi fredda, la parte femminile, e la parte Pingala, la parte maschile. Creiamo un equilibrio e poi creiamo anche un equilibrio dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Verso il basso si dice c'è la corrente di eliminazione apana e qua c'è la corrente positiva prana. Insomma, questa pratica è così particolare che gli effetti che ha sulle persone voi, diciamo, li percepite, perché insomma anche avete dedicato una parte del vostro tempo al raccoglimento, è chiaro che vi sentite tranquilli, ma gli effetti veri e propri, ricordate, ve li diranno le altre persone a cui non avete rivelato nulla, vi diranno: ma cos'hai? Perché vedono una trasformazione e, ripeto, un equilibrio. Ma poi direte, un momento, cosa c'entra l'equilibrio? Con la devozione, con la preghiera? È la base affinché la mente sia calma, in silenzio. Perché se c'è un disequilibrio in voi, potete fare quello che volete, ma non succede nulla di buono. E allora, andando avanti in questo modo, sinistra-destra, destra-sinistra, poi su e giù, a poco, comincerete a sentire che il respiro comincia quasi a svanire. E sentirete solo un movimento, come di energia, che va da sinistra a destra e viceversa, dal basso verso l'alto e poi giù. E a poco questa croce comincia a rimpicciolirsi. E voi vi trovate con una attenzione, la parola giusta è compatta, una concentrazione forte nella zona del cuore, dove avverrà la preghiera del cuore.
che io vi consiglio di aspettare mesi prima di tentare la preghiera del cuore vera e propria, perché questa che sto spiegando è già di per sé una preghiera del cuore. Credetemi. Allora, col primo stadio, quello che fate la preghiera parlando, vi ho già detto quello che succede, sentite una pace che vi circonda. Col secondo la pace diventa stabile, forte, ma con questo qua c'è una trasformazione che avviene in voi. E voi non rivelate nulla a nessuno, ma gli altri vi diranno, orpo, ma dove sei stato? Hai fatto un lungo viaggio? Sei così più calmo, sereno. Vedrete tante cose belle venire fuori in voi. Vediamo se ho dimenticato qualcosa. Dunque. No, può bastare, solo che ho paura che sia difficile da capire. Semmai, allora, nelle domande dopo vedremo se è difficile. E poi, questi appunti sono in rete già, leggendo pian piano. E poi, se anche uno solo di voi vorrà seguire queste cose, e mi telefona, mi manda un'email, e ci troviamo, facciamo una camminata insieme, io te la rispiego 20 volte, perché per me trovare una sola persona che pratica seriamente queste cose è un miracolo, veramente. E io sto arrivando qua al quarto punto, che l'ho già detto prima, è un punto che sembra una sciocchezza, ma, e qui cercherò anche qui di spiegarvi il perché, ha un valore enorme, la vera preghiera del cuore. Proviamo a capirlo. La preghiera del cuore vuol dire che è il cuore che prega. Come? Se voi dopo allenamento di settimane e mesi di quello che vi ho spiegato prima, voi nella vostra calma vi concentrate dove? Non sul cuore fisico, ma su quel luogo del cuore che vi ho appena detto come trovarlo. Vedete come tutto è legato. Se voi vi concentrate lì, voi potreste cominciare a percepire il pulsare del cuore. Provate allora a dire, è il tuo volto che cerco, Signore, è il tuo volto. E voi mi direte, ma perché devo fare questa cosa così strana? Adesso vi dico perché. Allora, prima di toccare questa ultima spiegazione, dirvi perché funziona e poi lasciarvi al vostro destino, dico che ho preparato anche un piano di lavoro. Cioè, vi ho spiegato varie cose. Se le cominciate a fare tutto in un colpo subito, viene fuori un caos. Io sarei di quest'idea, per un po' di giorni fare solo la preghiera a voce, poi fermarvi e fare un po' di respiri fusi alla preghiera. Poi altre settimane passano e quindi provate questa preghiera a croce e quando la provate succede il miracolo in voi che dite adesso la pratico ogni giorno per, non so, 20 minuti tra, mettiamo un po' dir la voce, un po' concentrandosi in questo modo, quello è un miracolo. Dopo qualche mese provate anche a fare questa preghiera del cuore vero e proprio, cioè alla fine provate a dire la preghiera ritmandola sul pulsare del cuore. E adesso vi dico perché funziona. Vedete, io sono molto amante delle pratiche, delle tecniche, e all'inizio io ho praticato questa tecnica senza sapere come funzionava, perché produceva una trasformazione in noi, perché lavorava per creare un'armonia nel proprio essere, si sentivo che funzionava, che era forte. Ma perché? E ho cominciato a riflettere e poi ho trovato a poco una dritta quando ho letto dei resoconti veramente che ti colpiscono su quello che succede ad una persona che riceve un trapianto di cuore, cioè riceve il cuore di un'altra persona. Forse qualcuno di voi potrà sorridere e dire sì, io ho sentito queste storie, non è vero niente, ma io ho trovato anche una testimonianza e poi è ripetuto da tante, tante persone che qualcosa di vero c'è. Ovvero, quando uno riceve il cuore di un'altra persona, perché riceve, viene trapiantato,
comincia a provare nel proprio essere, nel proprio pensiero, qualche cosa che non gli apparteneva, che è di un'altra persona. E ho letto tanto su queste cose, e qualcuno dice è vero, qualcuno no. E poi ho riflettuto così, allora, se è vero questo, vuol dire che una parte di noi non sta sempre qua, nella parte grigia o nella mente, ma cioè nel cervello, ma sta anche nel cuore. Se questo non fosse vero dal punto di vista fisico, io dico va bene, sì, ho sbagliato. Probabilmente è vero da un punto di vista più sottile. Io non so dirvi il perché, ma è una cosa che avviene. Allora, il nostro cuore, così viene detto, è come che avesse un cervello, anzi è come se funzionasse come un cervello alternativo al cervello che c'è qui, quello della mente. E il segreto per vivere una vita non solo equilibrata, ma una vita che abbia un senso, per vedere fiorire in sé le qualità più positive, la gratitudine, il fatto di poter camminare e restare immersi in estasi anche per lungo tempo di fronte alle cose belle. Il segreto per una vita che sia proprio la base di un sentiero spirituale reale, non parole, è proprio che il cervello e il cuore si parlino, cioè che si crei un collegamento. E allora quando tu senti, ti concentri e percepisci il pulsare del cuore, tu ascolti il tuo cuore come non mai, tu presti attenzione, poi tu metti nel pulsare le sillabe della preghiera, si crea un'armonia e si crea qualcosa di meraviglioso che non è la fine del sentiero spirituale, è mettere le basi, delle buone basi, delle sane basi, per far sì che poi il tu si arrenda al divino. Perché per me quello che noi possiamo fare quando incontriamo il divino non è chiedere alcunché, logico, né lamentarsi, niente, è sentire un abisso, ecco, un abisso di fuoco. Sentire un abisso, e a questo abisso mi arrendo, la mia vita è lì, è tutto lì, però mi arrendo, conosco i miei limiti. E allora le persone che hanno provato a sviluppare questi concetti hanno scritto delle cose molto belle, qualcosa mi sono tirato giù, hanno scritto che quando noi cominciamo a parlare con il cuore è come se seguissimo un maestro interno che va a completare la prudenza, l'intuito, quello che c'è qua, lo completa. Noi creiamo, allora, come abbiamo detto prima, una grande armonia, ma qua creiamo qualcosa di più. Anche prima vi ho detto, le altre persone ti diranno, ma vedo in te una trasformazione, ma qua c'è qualcosa di più. Chi arriva fino a questo punto vedrà che l'ambiente esterno reagisce in maniera estremamente positiva davanti a te. È come se capissero che quello che sta avvenendo in te è qualcosa che va oltre, che non hanno mai visto prima. È una cosa meravigliosa. Prima parlavo che vi ho fatto capire che qualcuno crede che il silenzio mentale sia un vuoto, un grigiore. E qualcuno, qualche persona onesta, brava, dice io ho praticato le tecniche per anni, non ho visto niente. Può essere, ma può essere che dentro di te ci sia una spaccatura, un distacco tra il cervello e il cuore. E forse questa pratica qua ti mette a posto. Forse questa pratica qua indirizza tutti i tuoi sforzi che ha fatto verso la giusta direzione. E adesso io concluderei questa parte, perché adesso potete farmi le domande, per dirvi con precisione, perché ogni tanto ci vuole anche la precisione, quello che
potreste percepire durante la giornata. Spesso resterete incantati dalla bellezza di qualsiasi cosa, anche uno sgorbio che non vuol dire nulla, vi sembrerà infinitamente bello. E questa bellezza di giorno in giorno, dicono qui le scritture, cioè i libri che ho letto e che ho consultato, crescerà di giorno in giorno. Ebbene, dice qua, se in questi momenti riusciamo a rimanere calmi, quella bellezza crescerà a dismisura. Ed ecco, che diveniamo consapevoli che non ce la possiamo fare a sostenere un illimitato, struggente, commuovimento interiore. Dagli angoli degli occhi scendono lacrime di incontenibile delizia. E quando ci perdiamo in questa gioia, avremo la drastica realizzazione che quanto abbiamo vissuto finora è un nulla. E qua queste parole diventano proprio poesia pura. Una luce nasce da questa ineffabilità e da ciò indescrivibile l'illuminazione del cuore. Quindi appare una perfezione che è senza fine. Io mi scuso se magari nella spiegazione pratica non sono stato chiaro, ma sono disposto a concedervi tutto il tempo, non stasera, non abbiate paura, possiamo ritrovarci, cercherò di essere più chiaro. Però i concetti fondamentali credo di averli detto. E adesso è il momento di farmi qualche domanda, di quelle bestiali che mettono in difficoltà, perché solo così può saltare fuori qualcosa di interessante. E sapevo che... Dai, applauso. Cercavo di evitarlo, dai, ste cose. Avete qualche domanda? Io ho preso addirittura il blocco degli appunti, non so dove è finito, proprio per scrivere, ho detto chissà quante domande ci saranno, allora le scrivo sugli appunti. Avete qualche domanda? Possibile che non dice niente? Sparito, dov'è lì? Oh sì, grazie. La mia non è una domanda. Abbiamo condiviso la stessa esperienza, quella di, come detto all'inizio, condividere tutto ciò che ci circonda, sentirti parte di ciò che ti circonda. A me è successo 3 volte, 2 in modo particolare. No, non si sente. Due volte in modo particolare, una terza volta in un modo fantastico, eccezionale, che indescrivibile direi. Cioè è una sensazione probabilmente della mente, si intende, però quella di percepire, di sentirti uscire dal corpo, di estraniarti da quello che è la parte fisica e sentirti compenetrare in tutto quanto ti circonda. Beh, insomma, è stata una bella esperienza. Sentirti parte del tutto, secondo me questa è una delle verità della vita. Noi siamo parte del tutto. Bravo. Io ci sono arrivato in un altro modo. Non posso fare né esprimere nessun giudizio su quello che è la tecnica che lei ha consigliato. Direi che assomiglia un po' al training autogeno che io pratico quando sento la necessità di rilassare. Adesso si sente meglio. Sì, funziona con il training. Quando non riesco a dormire, a rilassarmi. Non capisco perché va. Lei comunque a pensare a.
Sì, sì, le parti. Arrivo anche al, naturalmente, presento, arrivo anche presento, al cuore, eccetera. E alla fine mi addormento prima di arrivare alla testa. Presente. Direi se non ringraziarla per tutti i consigli che ci ha dato. Naturalmente se qualcuno vuol provare. Grazie di questa testimonianza. Quello che posso dire, solo faccio una piccola aggiunta per poter avere l'opportunità di dire qualcosa in più di quello che ho detto. Tante volte, per fortuna, capita a noi un'esperienza improvvisa, grandissima, come quella che l'amico qui ha descritto. Questa rappresenta, io credo, come una specie di richiamo del divino che c'è in noi. E questo però non vuol dire ci siamo arrivati e staremo lì per sempre, vuol dire vieni, vieni, come c'è una frase dei Sufi, ora che sei stato chiamato, vieni, cioè entra nel regno spirituale. Quindi c'è qualcuno, e questo va detto per dare un'informazione, che di fronte a un'esperienza come quella descritta prova paura e scappa. E questo è un delitto che uno fa, cioè si può scappare per un giorno, per due, per tre, ma poi vieni, ora che sei stato chiamato, vieni. Quella che lui ha descritto è proprio l'esperienza dello spirito che ti chiama. Lui ci arriva in un certo modo, io ho proposto un metodo che spero lo troviate anche bene, chiaro nel libro I racconti del pellegrino russo, e siamo qua. Siamo qua. C'è una domanda. Sì. La ringrazio anch'io e volevo chiederle, in tutta questa bellezza, pace, c'è forse, si può cadere nel rischio, nella tentazione di restarci senza poi portare questa esperienza nel quotidiano, nella vita di ogni giorno, cioè nell'essere utili, ecco. Dunque, un po' il discorso è la classica domanda che si fa anche alle suore di clausura, no? Che ci fate lì? Perché non uscite fuori? Loro rispondono, la preghiera ha un valore anche se restiamo qua. Cioè, quando uno prova quello che abbiamo descritto, è molto difficile non riuscire a che automaticamente vada a contaminare tra virgolette, naturalmente in senso positivo, ciò che sta attorno. Io dico questo, se la persona sfortunatamente segue un insegnante o delle tecniche che ti portano solo in alto, che so io, quando arrivi qua non basta, devi arrivare al settimo chakra e poi ci sono chakra ancora uno sopra l'altro, ci sono dei movimenti spirituali nel mondo che ti portano sempre su e lì ho visto la tendenza a isolarsi, ma se arrivi al cuore e sei nella zona dell'equilibrio dove è molto facile portare questo attorno a noi. Naturalmente ricordiamo sempre, nel sentiero spirituale si entra quando l'intenzione è sinceramente quella di arrendersi al divino, cioè sia fatta la tua volontà, cioè quello che uscirà da me nel mondo non lo decido io, devo essere solo pronto a non chiudere la porta. Quindi la risposta è questa, il rischio c'è, però questa pratica di cui ho parlato è tra le più equilibrate che ci possano essere, quindi dovrebbe prevenire il rischio. Ecco lì un'altra domanda. No, forse più che una domanda, una constatazione, volevo condividerla con voi. A proposito dell'ultima domanda che c'è stata, no? La paura di isolarsi, sì, e quindi di non condividere. Io credo che se questa gioia la si prova, in un certo senso si desideri assolutamente condividerla, come ha fatto lei con noi. E quindi è una cosa comune, cioè il fatto di non tenerla per noi, ma di condividerla. E c'è un'espressione, credo, della nostra Chiesa Cattolica che parla di, lo diciamo nel credo, la comunione dei santi. Sì. E quindi è una bellissima espressione, poi santi. Molto bella. Sappiamo, sì, sì, che non ci sono soltanto i santi sugli altari, ma sono i santi che ci passano, certo, inconsapevolmente, sì, ogni, sì, giorno. Sì, sì.
che noi non sappiamo ma ci sono, no? Ecco, credo che questo sia la spiegazione di tutto, quindi il fatto che è una cosa proprio talmente inconscia che uno non può tenerla per sé, una scoperta, tra virgolette, no? Ma desidera proprio condividerla e questo è, fa parte della nostra Chiesa, insomma, senza ombra di dubbio. Senza essere un dogma, sì. Lo proclamiamo sempre. Sì. Quando questa cosa nasce autenticamente, una cosa vera, avviene proprio così. Quando invece, disgraziatamente, viene forzata, diventa una cosa ridicola. Mi spiego. Se una persona prova queste cose, questa è la cosa pulita, pura. Immaginiamo che una persona che non è contenta di se stessa faccia parte di un certo gruppo. E in quel gruppo uno si impensa di dire, guarda, ho visto che le persone leggono poco la Bibbia. Bisogna andare in giro per le case, con coraggio, tuk tuk, e dire, bisogna leggere la Bibbia. E la persona cade nel ridicolo, perché non viene da nessuna esperienza. Per esempio qui è stato proiettato il filmato del professor Fabris, ma si vedeva dall'inizio alla fine che lui amava le scritture, si vedeva la sua passione e ci è arrivata fino a noi, perché era autentica, non è guidata, forzata, quindi ottimo, siamo su quella stessa lunghezza d'onda, perfetto. Arrivo. Intanto grazie. E poi volevo sapere come faccio a capire quale preghiera è per me. Vedi, le domande servono per dare le spiegazioni, se no non l'avrei detto, ve lo dico io come si fa a capire. Tu cominci a dire la preghiera che hai scelto, mettiamo, così. Ieri mentre meditavo, sì. Credo di aver trovato la preghiera per me. Bene, facciamo... E oggi è stata come una conferma. Questo mi fa piacere, però devo adesso rispondere per gli altri. Se avete una preghiera trovata, voi la ripetete, provate a ripetere. Se a un certo punto vi accorgete che state dicendo un'altra, quello è un segnale. Forse dite un'altra perché l'avevate detta tanto tempo. Ma se poi vedete che andando avanti nei giorni non vi dà entusiasmo, sentite che c'è qualcosa che non va, allora bisogna continuare a cercare, perché noi abbiamo dei freni, dei condizionamenti. Magari non osiamo dire una cosa perché non ci sembra neanche una preghiera. Se io trovo una frase che mi ispira, per esempio, prima ho citato Mer, adesso ancora, dunque, sì, ancora lei. Pensate a una frase che dice... Oltre l'incognito, mari d'infinito lucente. Questa cosa qua non sembra una preghiera, è un verso di una poesia. Oltre l'incognito, mari d'infinito lucente. Ma provate a pensare, una persona che dice, c'è il conosciuto, ci sono le cose che noi ci immaginiamo nell'aldilà, abbiamo studiato, abbiamo letto, è così, è colà. E quello è un quasi cognito, quasi, ma poi c'è l'incognito. Ebbene, oltre l'incognito, mari di infinito lucente, e ci viene l'idea dell'immensità del divino. E questa può essere una preghiera. Quindi bisogna osare fino a che quello che tu dici, che ripeti, ti entusiasma sempre di più. E allora hai trovato la parola, la nota che c'è nel tuo cuore, l'hai riconosciuta, era già dentro prima, tu l'hai riconosciuta. Dai qualche altra domandina, dai. Volevo chiedere che cos'è per te, io ti do del tu perché mi viene spontaneo, la coscienza. Che cos'è la coscienza? Prendiamo la coscienza così, solo come termine, coscienza. Prendiamo un altro termine, esistenza. Prendiamo un altro termine, beatitudine. Quindi coscienza, esistenza, beatitudine. Ebbene, qualcuno dice che questo è uno dei vari nomi del divino. Perché coscienza, esistenza, beatitudine, sat, cit, ananda, è il nome del divino.
La coscienza è un attributo del divino, non viene dalla materia. La coscienza, il senso di esistere, coscienza che se tu riesci a isolarla senza che la mente faccia una catastrofe, che ti interrompa ogni momento, tu scopri che la coscienza esiste nell'eternità. Non solo, scopri che la coscienza è beatitudine. Beatitudine. E allora capisci che con questa indagine, che non viene dai libri, ma con questa indagine sei arrivata al divino che c'è dentro di te, un attributo del divino, la coscienza. E chi ha fede cosa crede? Chi non è nichilista cosa crede? Che questa coscienza dura oltre questa vita. Questo è il punto. Coscienza, esistenza, beatitudine. Prova tu a cercare cos'è la coscienza e cosa trovi? La beatitudine. Quella si chiama meditazione, quella si chiama esperienza divina. E quindi da me non aspettarti una definizione tipo cosa dice Kant, cosa dice Aristotele, proprio non mi interessa niente. Nulla mi interessa. Grazie. Prego. Dimmi. Lei ha detto prima che verso 13-14 anni ha messo un po', cioè si è allontanato dalla religione cattolica per poi abbracciare in qualche modo l'Oriente. Ed è una cosa alla quale assistiamo noi in questi anni, a questa critica della nostra religione, della nostra cultura, per abbracciare delle filosofie che secondo me tante volte non ci appartengono culturalmente. Io ricordo quando è venuto il Dalai Lama, la prima frase che ha detto qua a Udine è io vengo, ma non aspetto, cioè non dovete lasciare la vostra religione. Allora, le volevo chiedere sul suo percorso, io ho letto un po' qualcosa che ha pubblicato, a lei a un certo punto ha sentito la necessità di ritornare verso le sue origini? E lo ha sentito il mio corpo. Quando un mio compagno di strada, che come me ha condiviso la passione per l'Oriente, il Kriya Yoga, tutto, mi ha detto, sai, in quel mese io divento sacerdote, io mi sono messo a piangere. E allora il mio cuore mi diceva, c'è qualcosa che ti appartiene a questo. C'è qualcosa che non puoi dimenticare. Hai studiato le filosofie orientali, ci sono delle frasi che ti ispirano, d'accordo, ma c'è qualcosa che hai lasciato qui. E quindi adesso io non voglio dire frasi retoriche tipo dobbiamo tutti, bo 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 bo. Io voglio andare sempre alla verità. Se siamo nati qui c'è qualcosa che non possiamo lasciare, anche se vogliamo. Non riusciamo. Però una cosa è questo, che credo sia una cosa pura, pulita. Una cosa è quando ti presentano il catechismo della Chiesa Cattolica, sto librone per qua, e ti dicono sei cattolico solo se credi a questo, perché se no sei un eretico. Allora gli dico questa cosa, no, lasciamola stare, non guastarmi la giornata con questi pensieri. E qui arriviamo alla definizione di cristiano. Per me è cristiano colui che ha letto e riletto tante volte il Vangelo. E basta. Finché a un certo punto è sparito tutto quello che aveva attorno ed è rimasto soltanto la voce che c'è lì. E quella persona ha reagito dicendo sì, quella è la strada, quella è la mia vita. Qui io mi ritrovo. Quello è il cristiano, secondo me. Non chi dice devo credere in questo, in questo, in questo, in questo, in questo. Perché quella è un'altra roba. Quindi la risposta è questa qua. Se io anche sono qua, se anche quando vedo di piazza lì, mi commuovo, perché dico, eccomi, una parte del mio cuore vorrei essere lì, vorrei io essere lì, ma in questa vita sono stato destinato a vivere diversamente, a studiare tanto queste cose orientali, a cercare di conciliare, a venire qua, e cercare di portare una sintesi, ecco. Il mio cuore, il mio corpo mi commuove, quando, anche quando sento, non so,
adesso non mi interessa della figura che faccio. Se io sento un canto di quelli che cantano a Međugorje, mi vengono giù le lacrime, perché c'è qualcosa che mi appartiene. Però mi dice adesso non occuparti di questo, né delle profezie, non ragionare troppo sulle profezie, se sì, se no. Lascia stare, lascia stare. Segui la tua strada. Ma, ripeto, una parte di me è rimasta lì. Va bene? Sì, grazie. Prego. Posso, se posso, anche una seconda. Allora, io, per esempio, quello che ha detto è molto, molto interessante, eccetera. A volte, però, mi chiedo, ma nel mio percorso interiore, come posso vivere queste cose in un mondo dove appena accendo la televisione, cioè, faccio fatica a guardare le immagini e del terremoto e della guerra e di quello che vediamo tutti i giorni. Allora io ho un conflitto, mi dico, va bene, cioè, voglio fare il percorso spirituale, ma talvolta dico, ma com'è possibile che tanti di noi uomini riescono a fare certe cose? Sì. Allora, sì, questo mi pone un po' un problema personalmente, non riesco a capire. Allora, per esempio, il professor Fabbro sta cercando di diffondere nelle scuole la meditazione. Dobbiamo educare i giovani, i bambini a una pacatezza mentale per cercare di evitare la violenza, diciamo, fondamentalmente. Ecco. Questo non è proprio una domanda, una riflessione. Grazie. Allora, a me piace sempre, se posso, se riesco, rispondere in maniera proprio pamf, no? Allora, se noi cerchiamo di educare i ragazzi alla pacatezza, eccetera, entriamo nel ridicolo. Non riusciamo a fare nulla. Non possiamo. La famiglia sì, ma gli educatori, se riescono a sopravvivere. Ma però c'è la risposta, adesso arrivo. Allora, immaginiamo di fondare una radio locale che dice: in questa radio noi risponderemo ai vostri dubbi sulle verità fondamentali di fede. Si mettono lì dei bravi teologi, arriva il primo ascoltatore che chiede questa domanda qua, no? Proprio una domanda simile, perché la domanda che tu o lei ha fatto è universale, ce la poniamo tutti. E allora ogni teologo risponde in maniera elaborata, pipipim, pipipim, pipipim. Bene, questa emittente, supponiamo che abbia i mezzi per sussistere, bene, tra 20 anni, 30 anni, 1000 anni sarà sempre lì, riceverà sempre la stessa domanda, perché non ha soluzione. Perché noi, la nostra mente è limitata, non arriva a capire la sorgente del male, non arriva a capire questa crudeltà immensa, non arriva a capire. Può a un certo punto rovinarsi a son di pensare e andare per strade laterali, tipo, è così, e allora Dio ha punito tutto col diluvio universale, verrà un altro diluvio, ha chiuso, basta, per non parlare. Ma la realtà è capire i limiti della nostra mente. Noi questa situazione, quello che vediamo, non possiamo spiegarlo, non riusciamo. Allora cosa dobbiamo fare se non meditare e immergersi in quello e andare oltre? Un giorno lo comprenderemo, ma la nostra mente non arriva. Queste domande sul perché del male non hanno risposta. Bisogna essere umili e rassegnarsi e capire che anche studi di teologia di anni e anni non servono a niente. Comunque, noi educatori, sono stato anche io insegnante, non riusciamo a educare alla pacatezza, soprattutto, proprio l'ultima cosa. Dobbiamo avere pazienza, forse, e perché no? Forse col tempo qualcosa succederà. Siete stanchi, stufi, non ne potete più? Allora che salti fuori qualche domandina. Ecco, la domanda che tu hai fatto era di quelle che dicevo prima, provocanti, quelle pesanti. C'è una domandina? Sì, eccola. Ciao. Qua. No, questa è leggera. Leggera. Base. Bom, bom. Tecnica. E, la prima fase, quindi la preghiera ripetuta a voce e, però non capisco, camminando? Ma sì, perché vedi, se tu ti siedi subito e cominci a ripetere la tua preghiera, può darsi che la mente ti giochi dei brutti scherzi. Allora, supponiamo, ecco,
che tu possa avere una stanza dove cammini su e giù, oppure puoi fare una passeggiata. E va molto bene. È quasi una preghiera detta in contrasto con quello che stai facendo. Il contrasto ti aiuta a concentrarti, ti aiuta a vedere le cose diversamente. Magari cominci a notare delle cose che non avevi mai notato prima. Proprio camminando, se tu sei in un posto dove puoi, o con la macchinetta o con la bici, arrivare dove c'è una strada bianca e puoi camminare con un rosario, magari lo tieni nella tasca, così nessuno ti dice niente, se non dicono questa qua c'ha un esaurimento potentissimo, potente, tu fai la tua preghiera, certo. Quindi comunque in un luogo comunque. No, ma è così, è così. Ti dicono, brutto periodo quello, brutto. Non succede niente, bisogna buttare tutto in ridere, dai. No, però è importante che in qualche maniera, almeno all'inizio, il luogo sia un po'... Qualcuno se può permetterlo, il luogo bello, qualcun altro... No, ma non bello, però comunque non troppo stimolante, nel senso che a me può capitare anche di... appunto nel... può capitare che appunto gli stimoli esterni in qualche maniera influiscano, se non sei effettivamente disciplinato e allenato, che ti portano allora via. Tu non hai fiducia nella preghiera e la preghiera ti aiuta a farla anche in quel luogo dove ci sono un po' di confusione, un po' di quello, un po' di quell'altro. Credimi, c'è una trasformazione che avviene, soprattutto praticando nella totalità, c'è una trasformazione che ti aiuta a meditare profondamente persino guardando la TV. Perché dico questo? Intendo, perché dico all'inizio questo? Forse perché... non è così aspetta facile, un momento, no? Poi perché non capito le ultime parole. Tu fai parte, mettiamo, di una famiglia dove a quell'ora accendono la TV ad alto volume e tu sei dietro, vai nell'altra stanza, senti ancora, ebbene, devi superare. Verrà il momento che riesci a meditare profondamente anche nella confusione. Ma dimmi bene l'ultima parola che non ho ben capito. No, quindi fin dall'inizio lei dice che va bene comunque farla in qualsiasi lo condizione. Lo stesso, ugualmente, senza trovare una scusa per non fare nulla. Quindi non avere paura, cioè state attenti. Se voi fate queste cose, non dovete dire, sì, ho fatto, però non ero concentrato. Non importa, hai cominciato. Hai messo i piedini sulla strada meravigliosa che ti porta nella giusta direzione. Mai arrendersi per niente. Se questa decisione però viene dal profondo di te, vedrai che gli ostacoli spariscono. C'è una fatta, vedi? Siamo stati bene, giusto, no? Siamo in un tempo che può andare bene. Sentite, mo, cari, non so, faccio io la domanda, in quello che ho detto, c'è qualche bestialità che ho detto che vi ha offeso, che vi ha... Oppure siamo andati, ci stiate un accordo. Grazie tanto. Grazie tanto. Grazie.